grande piacere, grande onore di avere con me Ciccio Merolla per questa intervista. Benvenuto. Benvenuto Gennaro, grazie, l'onore è tutto mio. Diciamo, qua ci facciamo i complimenti, però prima ancora di partire su qualsiasi cosa che ci vogliamo dire, io c'ho da farti vedere una cosa. Te lo ricordi questo? Certo, come no. Questa è stata la prima volta che ci siamo conosciuti e abbiamo suonato insieme. Quanto tempo è passato? Me lo devi dire tu. Saranno passati 20 anni. Sì, assolutamente. È stato il periodo bellissimo in cui Sasà Iovine ci ha fatto incontrare, ci ha fatto suonare insieme, e insieme a Antonio Sorrentino, questo angelo scugnizzo napoletano. Vediamo se c'è scritto anche la data. 1997 il disco. Figurati. Altro che 20 anni, anche di più. E adesso ci ritroviamo a parlare di musica con te, perché sei in di prossima uscita con un concerto che ha un nome anche tutto così emblematico per te che sei così underground. Ciccio e i suoi fratelli, con due musicisti che, devo dire, fra l'altro sei riuscito a mettere insieme: un bassista funky, un chitarrista jazz e un percussionista multietnico. Come ci sei riuscito? Ma noi stiamo già girando, che sono 2 anni in verità. Ci sono riuscito nel senso che io, vabbè, Pietro Contorelli, per quanto riguarda Pietro Contorelli, io l'ho sempre seguito a distanza. Poi ad un certo punto ho aggiunto, come poi facevamo anche all'epoca noi con Antonio Sorrentino, ho aggiunto anche la batteria al mio set di percussioni, e quindi in questo senso, ovviamente, facendo spesso jazz anche insieme a Davide Afzal, poi mi segue da tanti anni, abbiamo fatto anche tutti i concerti rap, insomma molti dei miei dischi sono con Davide, e quindi diciamo abbiamo deciso di metterci insieme proprio perché mi interessava questa formula, anche in qualche modo di portare il mondo del rap in un altro tipo di contesto, dove ovviamente si valorizza la musica e nello stesso tempo si valorizza la poesia del rap, diversamente dai beat, diciamo, regolari, normalmente dall'hip hop alla trap, andando avanti, che valorizzano anche molto di più in qualche modo il ritmo, il flow che può avere un rapper, insomma. Senti, mi parli di poesia, e quindi a questo punto mi viene in mente, insomma, di parlare del Trianon, un teatro che c'ha una storia alla quale anch'io ci sono, non solo perché sono nato a Forcella, ma anche perché, insomma, ho avuto la fortuna di poter realizzare un'iniziativa per 3 anni consecutivi, Palco Libero al Trianon, che è stata un'esperienza professionale di vita veramente intensa. Questo teatro rappresenta la poesia napoletana, pensando a Viviani. Tu in che modo ti senti all'interno di questo spazio inserito a pieno? Vabbè, io intanto sono 5 anni che faccio, sono in compagnia con Nello Mascia, e quindi portiamo avanti proprio per una produzione di Trianon, e successivamente anche di Marisa Laurito, che ringrazio per avermi offerto l'opportunità, l'occasione di fare il concerto al Trianon, che è quello che faremo. Portiamo sempre in scena Viviani, quindi diciamo per me è un po' come casa mia il Trianon. Per quanto riguarda Viviani, grazie a Nello Mascia, io, iniziando dalla Piedigrotta di Viviani, che è stata fatta circa 10 anni fa al Maschiangioino, e che poi ha girato, è stata 3 mesi al Teatro Bellini, insomma ha girato parecchio, abbiamo continuato insieme in compagnia, e Nello poi mi ha insegnato anche a fare l'attore, cioè nel senso, quindi in Viviani, per esempio, in questa commedia di Viviani che abbiamo fatto quest'anno, siamo stati circa 1 mese al Trianon, e abbiamo fatto prima Toledo di notte, che è una bellissima recita di Viviani, dove io facevo Ignazio, il vetturino,
questo vetturino che al posto di frustare il cavallo lo suonava. Quindi diciamo una cosa molto molto bella. E quindi per me è un piacere e un onore fare un concerto al Teatro Trianon, insomma mi fa molto molto piacere. Noi diciamo sono un anno e mezzo, anche con la pandemia siamo riusciti con Pietro e Costringere. Davide, questo trio che si chiama Future Music, siamo riusciti a girare dappertutto, a fare concerti dappertutto. Diciamo è stato un trio fortunato dall'inizio, sia come interplay proprio tra di noi, come intesa, e anche come risposta del pubblico. Io in qualche modo ero un po' così dubbioso, impaurito, no? Perché comunque, sai, quando porti un genere lo porti in un altro contesto, però in qualche modo io ho costruito tutto questo in tanti anni, perché tu sai benissimo che ho iniziato dai club jazz come l'Otto Jazz, successivamente il Vibes, vabbè, ce li siamo fatti tutti i club, e quindi man mano poi ho iniziato a fondere le cose e ho sempre la fortuna, che non darò mai per scontato, di avere un seguito che poi mi permette in qualche modo di mettere in scena i miei capricci. Senti Ciccio, a proposito, insomma, avendoti conosciuto da così tanti anni e avendo tu fatto un percorso che ti ha portato poi, fra l'altro, anche a fare delle cose nell'ambito del sociale, diciamo che uno se le tiene per sé perché sono cose, come dire, intime, personali, però in questa nostra chiacchierata mi fa piacere se tu ci racconti anche questa esperienza con i detenuti del carcere di Airola che ti sta dando anche tanta soddisfazione umana per chi viene come noi dal popolo. Assolutamente sì. Guarda, io praticamente quando sono entrato la prima volta ad Airola sono semplicemente entrato per fare un concerto. Poi mi è stata fatta la proposta dell'insegnamento in un'epoca dove io non avevo nessuna intenzione di insegnare, perché ovviamente facendo concerti in giro, eccetera. Però già la prima volta che sono entrato per fare la prima lezione di percussioni, io ho notato proprio un terreno fertile, c'è qualcosa di magico che si crea in questi ragazzi, e credo noi che abbiamo i figli in tutti i ragazzi, quando tu ti trovi in uno spazio limitato. In uno spazio limitato il corpo in qualche modo ha pochi metri per muoversi, però questa cosa che può sembrare un impedimento, invece dà ampio spazio alla fantasia, alla musica, alla mente di viaggiare. Ed è proprio questo quello che noi facciamo con i ragazzi. Io, diciamo, ti potrei dire veramente ognuno di loro proprio la propria personalità, proprio come è fatto, perché poi in qualche modo quello che vai a fare è scoprire e fargli scoprire il proprio talento. Ed è una cosa bellissima, è una cosa innanzitutto che ho la fortuna di suonare lo strumento, credo il più diretto che possa esistere, e nello stesso tempo la fortuna di essere nato a Napoli. Cioè, il percussionista napoletano è diverso dal percussionista brasiliano, africano, cubano, indiano, perché ha questa elasticità e anche questo DNA che li comprende un po' tutti, che ovviamente è accompagnato dallo studio della musica, questa è una cosa fondamentale per non girarla poi a caciara, no? Però questa cosa poi ci dà l'opportunità veramente di far diventare un tamburo che può avere la stessa sensibilità di un'arpa, di un pianoforte, Ma di anche il una. body percussion. Tu sei un Assolutamente, espertissimo di body percussion. tu sai che io. Dacci qualche esempio così a volo, sì? Tu sai che ho raggiunto un record facendo l'assolo sul corpo di una modella, e praticamente ad oggi stiamo a 85 milioni di visualizzazioni. Ho fatto questo assolo sul corpo di una modella ed è iniziato così per uno scherzo, una sera al ristorante a cena. Che stavo con loro, che avevamo fatto appunto una cosa in teatro, e quindi con un bicchiere di vino in più dice Ciccio suonaci, e io in quella situazione mentre facevo questa cosa poi capivo che comunque veramente esce un suono.
E quindi ho iniziato a prenderla seriamente questa cosa. Mi sono fatto un corso di pizzaiolo proprio per riuscire a percuotere il corpo e la pelle in una maniera particolare. Veramente c'ha una gamma di suoni, il corpo, quello della donna, io percuoto solo quello della donna, assolutamente. Lo immaginavo, non so perché, ma ci avrei Ha scommesso. una gamma di suoni incredibile. Pensa che quando poi siamo stati, prima della pandemia, siamo stati ospiti in un talent show in Germania, ovviamente ho fatto da solo sulla modella e c'era un posturologo tedesco che mi ha detto che io, ovviamente ammazzo senza volere, ho inventato una nuova forma di massaggio. Lui sta scrivendo un libro su questa cosa e l'ha chiamato Bongo Massage, che dice che porta tantissimi benefici a livello drenante, a livello di stress. Quindi la body percussion, ma il percussionista napoletano non è che ha la cultura delle percussioni, cioè quando è stato deciso, e parliamo di secoli fa, di far venire il Papa a risiedere a Roma, la prima cosa che è stata fatta è stata quella di vietare tutte le feste, tutte le funzioni che contenevano i tamburi, perché il tamburo rappresentava la guerra. Quindi i tamburi venivano suonati di nascosto solo dai contadini nelle terre come riti propiziatori. Quindi in qualche modo le persone che avevano la predisposizione per le percussioni, non erano contadini, si inventavano. Cioè il percussionista napoletano, il suo primo strumento è tutto quello che lo circonda, compreso il corpo. È vero, è vero. Ovviamente se a questa cosa noi abbiniamo lo studio delle percussioni, lo studio della musica, questa cosa ci rende capaci di far suonare qualsiasi cosa. È chiaro, Assolutamente. senza lo studio e la base della musica, a quel punto diventa una cosa troppo approssimativa, diventa un problema. Senti Ciccio, diciamo anche dove è possibile venirti a cercare dal punto di vista social, no? C'hai il tuo sito, le tue pagine social. Noi siamo dappertutto, è sempre Ciccio Merolla Official, ovunque, su Facebook, su Instagram, attualmente stiamo lavorando moltissimo e abbiamo iniziato da poco tempo a lavorare anche su TikTok, ovviamente facendo i video con gli accendini, l'acqua e via dicendo. Però D'accordo, Ciccio, io ti ringrazio tantissimo di avermi dedicato un po' del tuo tempo, di aver parlato di dischi e di musica, così come il nome della mia trasmissione, e di aver fatto in modo, insomma, di porre l'accento su cose veramente molto interessanti e importanti, a partire dallo strumento, le percussioni, ma anche l'aspetto sociale. Tu che hai una grandissima sensibilità umana. Grazie di essere stato mio ospite. grazie Gennaro, mi fa molto molto piacere che mi hai chiamato, mi fa molto piacere di vederti dopo tanto tempo che ci eravamo persi un po' di vista. E io dico sempre che la risorsa maggiore, almeno quello che ha rappresentato la mia fortuna, è quello di essere cresciuto e vissuto tra Mario Merola e Miles Davis. E questa cosa ti porta in qualche modo un'ottica musicale che è completa e a 360 gradi, ma anche un'ottica sociale, con tutto quello che poteva rappresentare uno e quello che poteva rappresentare l'altro. Quindi, diciamo, io concluderei dicendo che la musica è la vita quando noi decidiamo di evolverci. Assolutamente sì. Grazie di questa perla di saggezza e teniamoci sempre in contatto. Io sono contentissimo di poter fare sempre quattro chiacchiere con te rispetto a tutti i progetti che stai portando avanti. Grazie Ciccio. Grazie. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.